Buongiorno carissimi telespettatori e ben ritrovati qui a Casa Chalet, oggi sono molto contenta. Buongiorno Carmen e buongiorno a tutti, ma grazie a Dio tu sei molto spesso contenta. Sei una abbastanza entusiasta della vita, è vero. Però tu sai che io delle volte mi lamento anche perché avrei bisogno. Ma lei, le sue lamentele sono un po' il taglio dei capelli, le cose da mettersi la mattina, le Maldive che si allontanano sempre. Però oggi parli di viaggi, no? Oggi quindi cerchiamo un po' di quagliare qualcosa per quest'estate. Esatto, io parlo di famiglia con una mamma, donna, una tosta, diciamo così. Strong. Una tosta. Bene, anche questa puntata strong, restate con noi subito dopo la sigla. Now baby listen baby don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do cause it's understood, you ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road Jack, and don't you come back. Eccoci qua, sono con Antonio Serino della Casbari Travel. Io ho mandato un attimo a fare un servizio, Salve amici di Teleclub Italia, buongiorno a te Carmen, come va? Tutto bene? Sì, perché oggi finalmente organizziamo il viaggio per quest'estate, anche ottimo. Se già so di essere un po' in ritardo, forse. Bene, in realtà diciamo si è diffusa in questi anni una tempistica differente rispetto a prima, che porta le persone a decidere la vacanza molto in anticipo. E conviene, cioè realmente certo conviene. Non so se ricordi, 4-5 anni fa più o meno le persone aspettavano il famoso last minute. Ora sì. Invece il prenota prima è diventato il last minute del passato. Ma esiste ancora il last minute? Perché si parla ancora di last minute, last second. Bene, allora, sul last minute c'è una teoria particolare che va affrontata, nel senso che è un'offerta anche prendere un prodotto di alta gamma e pagarlo leggermente meno, e che quindi ti fa pensare che molto spesso last minute non significa solo prendere un prodotto e pagarlo poco, significa anche prendere un prodotto che prima costava tanto e pagarlo meno. E quindi, che non significa poco. Allora, io da questo lato della scrivania del settore dico, secondo me la migliore soluzione è sempre sceglierlo in anticipo, vedere quali sono i prodotti che più vestono le nostre caratteristiche. E poi lì, diciamo, uno si gestisce anche una forma di pagamento personalizzata, certo, che riesce certo comunque anche a proiettarlo a luglio, a completare il tutto. È interessante questa cosa, no? Perché se voi riuscite a prenotare prima il vostro viaggio, sarete i primi in azienda a chiedere le ferie, quindi ve le daranno proprio in quei giorni. Anche, è una cosa che voglio dire a tutti, perché poi non tutti lo sanno, che c'è una polizza assicurativa che vi assicura nel caso di cambio ferie. Perché molto spesso, cioè, come funziona? Perché Carmen pensa, molto spesso le persone hanno uno scetticismo o comunque hanno paura di organizzarsi con tanti mesi di anticipo, per esempio come te quest'anno, non si sa il prossimo Casa Chalet, non si sa se andrà in ferie, però nell'ipotesi tu puoi stipulare una polizza che in caso di cancellazione per motivi che ti impediscono di partire, ti viene rimborsato quello che è il costo che hai sostenuto e l'eventuale costo che potresti sostenere. E questo si fa direttamente con l'agente di viaggio? Questo si fa con l'agente di viaggio, o non dovrei dirlo, ma in realtà diciamo se uno ha una certa capacità e quant'altro potrebbe anche trovare online una polizza adeguata alle sue caratteristiche. Quindi facciamo un esempio. Il mio consiglio è andare, non dico di venire solo da me, andate anche dai miei colleghi. Quindi bravo, ma che bravo che sei. Vabbè, sì. Però ad esempio, quindi mi stai dicendo che io al momento non so ancora quando andrò in ferie, però ho questo desiderio, perché poi delle volte prenotarsi un viaggio, ma anche che sia tra tanto tempo, no, a lungo termine, davvero ti fa vivere quel periodo tra il lavoro e la vita, il viaggio, con più gioia, più felicità. Guarda, è molto più bello. Assolutamente, io la vivo sulla mia esperienza diretta, che io non posso andare in vacanza ad agosto ovviamente, quindi resto in zona. Un bel vacanzone a dicembre, l'abbiamo anche visto. Resto in zona, però mi
a volte che cosa faccio? Per non soffrire il fatto di restare in zona, mi prenoto qualcosa a partire dal mese di settembre in poi, così dico, vabbè, devo aspettare quella data e la soffro meno come cosa. Certo. Tra l'altro io, giusto come ti accennavo anche l'altra volta, in pratica noi abbiamo già programmato delle partenze per Capodanno, ok? Addirittura che uno dice, vabbè, io mi organizzo già il Capodanno e ho la possibilità di gestire anche con un pagamento personalizzato questa cosa e togliermi lo sfizio di fare un Capodanno all'estero. Poi tu dicevi che basta 100 euro per basta bloccare 100 euro. Il Capodanno. Per bloccare il nostro Capodanno basta 100 euro. Poi vi dirò, cioè, Capodannone. Sì, sì, no, perché le mete quest'anno che abbiamo selezionato sono Repubblica Dominicana, Thailandia, Cuba. Poi abbiamo il Dubai, che ormai è diventato un evergreen per il Capodanno, e abbiamo lo Sharm che è tornato alla grande. Devo dire, sono molto contento perché ritengo che è una meta tra le migliori nel Mediterraneo e che fondamentalmente bisogna anche un po' noi aiutare questi popoli, certo, del Nord Africa anche per un'integrazione maggiore con queste persone. Assolutamente, anche perché è un po' un posto bellissimo. Ma è bello. Sole bene, almeno diverte. 10 mesi l'anno, diciamo, di sole intenso, sono 3 ore di volo. Bravo, cioè è vicino, davvero vicino. Qualora qualcuno volesse fare, anche non l'intera settimana, un poco sì, di meno, sì, è comodissimo. Sì, sì. Anzi, per tutti quelli che hanno la possibilità di fare uno short week, tranquillamente, possono fare un lunedì, giovedì, o un venerdì, lunedì. Perfetto. Ed è perfetto, un po' di tintarelle in questo periodo non guasta. C'è un bel ponte tra poco. Diciamo che per il ponte siamo molto, francamente, molto in ritardo. Io solitamente, per chi do un consiglio, un consiglio spassionato, quindi poi ognuno può gestirsela come vuole. Quando si arriva poi sui ponti a questa tempistica, quindi difficilmente si riesce a trovare un volo a tariffa accettabile, io consiglio di visitare l'Italia. Visitate l'Italia. Cioè, sai delle volte qual è il ragionamento? Io ho questo budget, spendo comunque questo budget in Italia, perché comunque l'Italia non è proprio super economica, e delle volte si preferisce andare un po' più all'estero rispetto che all'Italia, però giustamente, come dicevi, proprio a ridosso della data è un po' caro. Però perché magari il costo del trasporto ha un'incidenza importante. Però io non ti ho detto quale ponte, era il ponte dell'Immacolata. Quindi, tu sei furba, sei astuta, perché già ti ho detto che abbiamo già il Vienna, mercatini di Natale a Vienna, mi raccomando, per chi si vuole organizzare, molto molto suggestiva come sì cosa. Ma vogliamo sapere di questa estate, allora, le mete top dell'estate 2018, allora andiamo per target. Ragazzi che vogliono divertirsi proprio, no, e vogliono vedere, ti dico la verità, sì. Poi ecco, più una differenza sul target, io faccio una differenza sulla tipologia, in che senso? Allora, tu valuta anche questo, che le persone si fanno anche indirizzare da quelli che poi sono i costi complessivi. Molto spesso, quindi, uno può dire, vabbè, io vado a Cuba, spendo 1.200 euro, 1.300 euro, quello che sia, 10 giorni lì, a Cuba spenderò meno di quello che spendo ad Ibiza per 10 giorni. Cioè, dove magari ad Ibiza ne spendo, perfetto, dove magari ad Ibiza spendo 800, spendo 900 euro, ma poi lì sul posto la vita è molto più molto cara, più cara. Poi, diciamo che se uno va lì per divertirsi, alcune cose non può farsele mancare. Quindi diciamo c'è una tendenza che ho notato negli ultimi anni, infatti abbiamo molto investito su quella che è la parte lungo raggio, quindi voli verso i Caraibi o verso il sud-est asiatico, proprio per questo. Perché abbiamo notato una tendenza delle persone a scegliere questa tipologia di meta come sua vacanza estiva, a differenza di qualche anno fa. E poi invece il target si è segmentato nell'ottica che chi vuole invece qualcosa che ha un costo più contenuto è alla ricerca di mete nuove. Ecco, cioè, ormai si affaccia sul panorama turistico, per esempio, che è un'ottima meta, ok? E una meta carina, mare bello, anche per una famiglia che vuole un qualcosa, diciamo, che ha costi contenuti e non vuole per forza la monotonia del villaggio vacanze, perché non a tutti piace. Eh beh, sì. Non a tutti piace. A
Allora Antonio, però noi abbiamo girato una rubrica, del resto le tue rubriche ci hanno tenuto compagnia nel corso di... Le riprenderemo ovviamente. Ovviamente che riprenderemo, ora... perché allora, tra l'altro io ho fatto una proposta, no? Perché abbiamo bisogno di belle immagini fresche di queste location, e quindi lui lo ha promesso, cioè quindi siete tutti testimoni, è vero che le promesse... Sì, siamo al vaglio delle ipotesi. Quindi ci porta, noi di Casa Chalet, in giro nel mondo, poi dipende tu da dove le vuoi fare queste rubriche, se mi vuoi dire per esempio, mercatini di Natale a Vienna, e noi andiamo a Vienna a girare. No, vabbè, assolutamente. Hai parlato... No, da questo no, dai. Però hai parlato, se non mi sbaglio, di Santo Domingo, Cuba, Thailandia. No, vabbè, vabbè, ti faccio presente che c'è un vostra, non faccio il nome ovviamente, c'è una vostra TV competitors, sì, che si occupa del segmento viaggi, e che loro fanno il viaggio in un'ora, cioè in un'ora tu puoi avere, quindi ti consiglierei eventualmente di valutare anche un'ipotesi. Va bene, valutiamo tutte le ipotesi. Intanto riassumiamo un poco le varie opzioni per questa estate, perché ci sono ancora delle promo disponibili, guardate bene. Salve amici di Teleclub Italia, siamo qui alla Casbari, vi aspettiamo per fantastiche offerte che abbiamo preparato per voi per questa estate 2018 che ormai è alle porte. Abbiamo ancora tante offerte bimbi gratis, Mare Italia, primo e secondo bambino gratuito, quindi affrettatevi. In realtà le promo scadranno tutte, vi avviso, avete 14 giorni di tempo, quindi a fine aprile scadranno tutte le promo. Bimbi gratis per chi ha primo e secondo bambino anche superiore ai 10 anni, abbiamo delle ottime promo qui ad attendervi. Per chi invece vuole fare la vacanza all'estero, abbiamo ancora disponibilità sui nostri voli, pacchetti preorganizzati da noi per Grecia, per Spagna, abbiamo anche delle new entry, abbiamo anche il prodotto Charm che sta andando molto, molto, è tornata alla grande l'Egitto. Bene, chi invece vuole fare una tipologia di vacanza più all'insegna del divertimento, magari non a meta caraibica e eventualmente divertirsi col mare del Caribe, col sole, e può venirci a trovare, abbiamo ancora disponibilità per Miami e... L'unica cosa vi dico di affrettarvi, perché realmente quest'anno le offerte lungo raggio sono andate a ruba. Cuba già abbiamo chiuso due date di partenza, ci rimangono pochissimi posti, restano pochissimi posti su alcune date, e quindi vi aspettiamo qui alla Casbari come sempre. Explore your emotion. Abbiamo fatto un piccolo viaggio attraverso queste immagini, ma potete farlo anche voi recandovi alla Casbari Travel. Dove siete? Allora, siamo in Villa Ricca, uh-huh, a Corso Europa 353, circonvallazione, meglio conosciuta così, bene. O in realtà siamo anche a Santa Maria Capovetere, Viale del Consiglio d'Europa, nei pressi della Paletta d'Oro, che... In realtà è una famosa gelateria, non facciamo pubblicità ad altri, ma pubblicità, però è un punto di riferimento. Venite a mangiare qua il gelato. Magari puoi prenotare un viaggio e poi dopo ti prendi un bel gelato fresco che ti dà già quella atmosfera d'estate. Va bene, andiamo avanti. Perché abbiamo parlato di tante mete, abbiamo dato tanti consigli, ma quali altri consigli possiamo dare ai nostri telespettatori a ridosso di un viaggio? Insomma, anche per mettersi al pari con i documenti, quali sono dei posti in cui prestare attenzione su delle piccole cose, magari, perché ad esempio a me è successo che sono andata in crociera e non avevo un bollo, una cosa, mi ricordo, sul passaporto, è successo un putiferio, la nave partì più tardi per colpa mia. Allora, io il consiglio che posso dare è di affidarsi sempre a un professionista del settore. Poi mi rendo conto che ormai i tempi sono cambiati, quindi è anche giusto che per un motivo o per un altro uno voglia proiettarsi, organizzarsi da solo la vacanza, e va anche bene. Però io dico, se si tratta di mete che siamo nell'ambito europeo, va ancora bene. Se andiamo invece oltreoceano o mete un po' particolari, come il Nord Africa, il Sud Africa, quello che sia, magari meglio affidarsi ad un professionista e quindi andare lì, chiedere informazioni sia sotto il punto di vista della documentazione d'ingresso necessaria al paese, ma soprattutto sotto il punto di vista della sanità e delle leggi locali. Quindi il primo consiglio è di rispettare sempre le leggi locali. Sì. Per esempio, se andiamo in un posto di matrice musulmana, ok, dobbiamo sapere che non possiamo bere alcolici in strada.
E quindi diciamo ci sono alcune regole di base da seguire nel rispetto delle, dei popoli che andiamo poi a visitare, sì, che ci ospitano. Il paese che vai, usanza che trovi. È una cosa che vorrei dire, che in realtà c'è un elemento che tutti sottovalutano, che è quello dell'assistenza medica, dell'assicurazione. Che io, come tanti miei colleghi, offriamo di default. Quindi a volte, se il viaggio costa un tantinello in più, perché dietro c'è un lavoro diverso. Ecco, appunto su questo volevo porre un attimo l'accento, perché oggi soprattutto i ragazzi, smanettando un po' sul web, si riescono a trovare un po' di offerte, no? Sui voli, sulle cose. Allora la domanda è questa: perché io mi devo recare in agenzia che mi fa spendere lo stesso viaggio in più quando lo posso organizzare io attraverso il web? Allora, in maniera banale mi verrebbe da risponderti, perché con meno così sai con chi te la devi prendere. Vabbè, è questo, diciamo, che non è poco, è questo, diciamo, è una cosa così detta in maniera banale, ma poi fondamentalmente ha una sua base, ha una sua logica. Poi, come dicevo prima, io capisco, ed è giusto, anche perché, voglio dire, se uno deve comprare un mobile per casa lo può comprare all'IKEA e andare lì da solo, o andare in un grande centro di arredo e farsi consigliare. Quindi ogni tipologia di acquisto, ogni tipologia di prodotto ha delle sue sfaccettature che poi potrebbe essere più o meno valutabile. Ma quello che dico, se si tratta di un viaggio articolato, complesso, ad oggi, fortunatamente lo dico per me e per i miei colleghi, c'è ancora una grande convenienza ad andare in agenzia. C'è una grande convenienza, e soprattutto quando parliamo di viaggi articolati, il prezzo non lo fa solo l'albergo o solo il volo, ma lo fa anche la professionalità della gente. Certo. Cioè, dove prendere l'albergo, perché prendere quell'albergo piuttosto che prenderne un altro, perché scendere a quell'ora, perché partire a quell'ora piuttosto che partire a un altro. Oltre al fatto che io, come tanti miei colleghi, io per esempio, quando un passeggero fa una meta, io gli organizzo un itinerario, quindi ci stabiliamo un itinerario a tappe giornaliero di visite da fare e da vedere. Questo ti fa risparmiare dei soldi locali, perché certo. Mentre sul posto soldi, tua, tempo. Soldi e tempo, perché tu ragioni nell'ottica dell'ottimizzazione dei tempi, e poi fondamentalmente oltre ad avere dei tempi che sono calibrati in base al tempo che tu stai sulla destinazione, hai anche, diciamo, un godimento diverso della tappa, perché chiaro, è tutto ben bilanciato. È chiaro. Quindi ad oggi, non so se tu ricordi, più o meno io e te abbiamo la stessa età, quindi dovete sapere, noi stavamo in classe assieme il primo anno. Perfetto. E non so se tu ti ricordi, all'epoca c'era un famoso brand di viaggi che faceva No Pinco Pallo, giusto per non dire il nome. Ai. E guardate che poi funziona, funziona ancora. È bellissimo. Senti, però non solo in estate, perché poi sembra che organizzano i viaggi d'estate a Capodanno, ma nel corso di tutto l'arco dell'anno. Io sono uno di quelli che dice sempre a tutti quelli che vengono da me in ufficio: se salti la vacanza ad agosto, con gli stessi soldi ne puoi fare due in inverno. Comprovare, e ti togli anche lo sfizio. È verissimo. Bello. E poi voi siete appena tornati, Teresa, in realtà, la tua collaboratrice, dalla Cina, perché poi fate questi tour molto particolari. Ce ne sono in programma anche altri durante l'anno? In realtà noi programmiamo un grande tour dove accompagniamo noi direttamente i partecipanti. Abbiamo fatto, in lista, abbiamo fatto già Giappone, abbiamo fatto Australia e abbiamo fatto quest'anno Cina. E quindi vale per il 2018 o per il 2019? No, in realtà l'abbiamo fatto per anni diverso. Perché il prossimo penso che sarà un ritorno sul Giappone. Bene, ma allora come bisogna fare? Noi per a settembre iniziamo le adesioni. Il viaggio già posso dire che sarà organizzato per Pasqua 2019. Quindi in realtà andiamo lì a vedere la fioritura dei ciliegi, che bello, è un qualcosa di eccezionale. E oltre, diciamo, al godere della vacanza lì sul posto, c'è la nostra, cioè accompagniamo noi, quindi c'è la nostra presenza. È proprio locale. Un viaggio organizzato. Come se fosse andiamo una gita scolastica. Ecco, questo ma è bellissimo, ragazzi. Dai, è bello, molto bello. Ormai abbiamo un target di persone che ci segue. Il costo si riesce ad essere anche molto competitivi, perché in realtà
si distribuiscono su tutti alcuni costi che normalmente viaggiando in due poi possono sembrare costi esatto. molto alti. Bellissimo, no, quindi, voglio venire anche io quest'anno. Organizziamo Pasqua 2019, magari vediamo di dare un contest, ora ci stiamo un attimo studiando qualcosa. Ah, lo dico prima, così magari, io so che Carmen è molto impegnata a maggio per la Madonna della Pace, quindi io vi dico, seguite Teleclub Italia, perché ci sarà una sorpresa, ci sarà un contest. E quindi ora vediamo chi andrà in viaggio con Carmen. Ma non si sa, però sono curiosa di questa sorpresa. No, ci ho pensato ora venendo in macchina qui. Bene, bravo. Ci sarà un contest, poi ci sarà una confezione di quelle che ti ho fatto vedere di buono. Vediamo, ci sarà qualche cosa. Quindi restate attaccati alla TV su Teleclub Italia. Benissimo. Però adesso io vorrei farti assaggiare una cosa buona qua dello chalet, un buon caffè, il reparto caffetteria qua è ottimo come d'altra parte tutti i reparti. Offro io, offri tu? Ma certo che offro io. La padrona di casa offre. E quindi guardate anche un po' voi, se vi piace tutti qui allo chalet e lo ordinate, guardate. Salve a tutti, benvenuti allo chalet del Cinto, oggi presentiamo un nuovo caffè, l'anteprima del nuovo menù della caffetteria. Abbiamo chiamato croccante veneziano. Abbiamo bisogno della marina, il caffè a base cioccolato al latte che abbiamo preparato prima, il sifone della crema di latte, la vaniglia, decoriamo con la marina, scaglie di cioccolato, canella di nocciola. Serviremo in un piatto ciuffo di panna o una marina. Veneziano sia, ecco, in tema di viaggio ovviamente un po'. Siamo andati un po' a Venezia. Allora, noi siamo quasi alle battute finali, però invitiamo tutti i nostri telespettatori e non solo, comunque ad affrettarsi, perché comunque non è che è finita già l'estate, voglio dire. Siamo alle porte, però alle c'è porte. Ancora posto, promozioni, sì. Comunque sarete aperti, voglio dire. Noi saremo aperti, in realtà noi non chiudiamo mai, ecco. E anche quando siamo chiusi siamo comunque aperti. Operativi. Sempre.
Sì, quindi vi invito a venire da me o andare anche dai miei colleghi. Io sono campanilista, ok? Andate dalla categoria. Bene. A questo punto, dai, perché poi in realtà io vi faccio presente che comprando sulle piattaforme di prenotazione un cane che si morde la coda, poi il ragazzetto non si deve lamentare domani mattina che non ha lavoro. Perché poi quello è tutto un giro, Carmen. Io una volta ho fatto un viaggio così, sono andata in Spagna a Salou, comunque vicino a Tarragona. Alla fine noi arrivammo alle... Costa Brava. Sì, arrivammo bravissima. Bravissima. Arrivammo tipo alle 11:30 e c'era la reception chiusa. Noi rimanemmo una notte senza casa. Ah, a chi hai chiamato? Ho chiamato tutti i numeri di riferimento del sito, ovviamente. Chi mi ha risposto? Nessuno. No, vabbè, io sta cosa la dico perché effettivamente, guarda, cioè, portare avanti una categoria, voglio dire, in Italia il settore turistico delle agenzie di viaggi ha quasi 10.000 agenzie, ci sono in Italia. Se vai a fare un calcolo parliamo anche di 30-40.000 persone che lavorano nel settore. Se consideri l'indotto dei tour operator, degli alberghi, delle compagnie aeree, ci rendiamo conto che è una fetta importante. No, ma è una fetta importante. Io se mi fossi affidata ad un agente di viaggio sarei stata tranquilla, insomma. Magari avrebbe saputo che quel resort era chiuso. Gli orari di check-in, check-out, ti comunica... Ma avrebbero prenotato un altro albergo, un hotellino, insomma, per un qualche euro in più, magari non avrei dormito in strada, che meglio. direi. Anche questa fa esperienza. Meno male che ero molto giovane, adesso anche lo sono, ma prima ancora di più. Però io so che i viaggi aiutano a restare giovani, esatto, ricorda. Ecco. E quindi continuiamo a viaggiare, però io so che mi hai portato anche una bella cosa, sì. Riservata ai questa qua è per guardate che figata. Per i VIP, ok? Oh, guardate, brandizzata. È uno zainetto, sì, che abbiamo fatto per lo voglio regalare a te, Carmen. Grazie. Guardate lo zainetto che daremo a tutti quelli che fanno un viaggio, anche un viaggio carino, importante e quant'altro. Abbiamo anche altri tipi di gadget che daremo. Bello. Ad ogni suo viaggio corrisponderà un tipo di gadget differente. Questo che viaggio è? Questo della è speranza. Un viaggio itinerante, no? È un viaggio itinerante. Questo qua è un viaggio itinerante importante. Bene, grazie. Dove i documenti sono tanti, perché le tappe saranno tante. Che bello, questo lo porterò con me quando andremo in Giappone, perché io già mi sono prenotata, sono anche abbinata con questo vestita. Allora, però adesso si è fatta una certa, ordiniamoci da mangiare. Vediamo un po' lo chalet del centro oggi che cosa ci propone per pranzo. C'è dieta? Qua c'è tutto. Sì, ma purtroppo. Qua puoi anche mangiare per la dieta. Allora, fiori di zucca ripieni, forse questi per la dieta non vanno tanto bene, ma sono buonissimi. Casarecce con zucchine e gamberetti, cereali all'insalata. Ci prendiamo. Salsicce con funghi, questo non è tanto per la dieta, però sono buonissimi. Salmone con insalata, ottimo. Fiorentina di scottone, hamburger di chianina, poi c'è una vasta varietà di vini, tagliata di frutta, ma puoi anche consultare la carta dei panini gourmet, non penso che ti interessi sempre se stiamo a dieta, vabbè. Dobbiamo andare in spiaggia, però c'è anche quella là delle insalate che va bene. Ottimo. Non bellissimo. Me l'aspettavo. Qua abbiamo tutto. Benissimo, Antonio, buona. Grazie mille. Grazie per averci fatto viaggiare in questa mezz'ora. Grazie a te per la cortese disponibilità. Ma figurati. E ospitalità soprattutto. Ma figurati, okay. Sono super felice. Adesso una piccola pausa e poi linea a Don Francesco Riccio. A tra pochissimo.